Ciao ragazzi, oggi vi parlo di scarpe da corsa. No, non sono alla Oca, però sì, sono un fan della Oca. Sono fan della Oca, in realtà lo sono diventato perché prima, come vedete dal cimitero delle scarpe, sì, è il mio armadio, diciamo, delle scarpe che mi ha concesso la mia ragazza, scarpe da correre, ovviamente. Vedete un po' tutto, c'è delle Saucony, ma soprattutto Mizuno. E poi ho finalmente scoperto Oca ed è, non l'ho più mollata, sinceramente, a parte qualche breve periodo, e a parte il cane che abbaia, a parte qualche breve periodo, non l'ho più mollata. Addirittura questo è un ricordo, è il pod di Zwift quando eravamo in lockdown. Questo le usavo in casa, ops, è caduto, vabbè, le usavo in casa per tracciarmi, vabbè, brutto, brutto momento. Perché faccio questo video? Perché vi volevo far vedere un po' la differenza dei vari tipi di scarpe Oca e più che altro fare una comparazione, dato che mi sono appena arrivate delle nuove Oca Bondi 6 Wide. Io ultimamente sto prendendo solo tipo Wide perché per la mia conformazione del piede è la cosa migliore, diciamo. E niente, quindi volevo farvi un attimo una comparativa veloce perché secondo me è importante, perché uno dice Oca magari costano, si sente dire che Oca duri poco e quindi volevo un po' sfatare questo mito, o forse no, adesso vi farò vedere. Nel frattempo mi ha raggiunto anche il cane che ovviamente vuole assistere. Sì. Allora, dicevo, innanzitutto partiamo dalle Clifton 6, che sono quelle più datate. Le ho prese nell'inizio 2019, credo siano state il mio primo paio di Clifton. Le usavo sia diciamo come corsa sia durante la giornata, si puzzavano, questo ve lo assicuro. E ci ho fatto 450 km di corsa più o meno su prevalentemente asfalto, e queste sono le condizioni della suola. Che dire, credo fossero altamente arrivate alla loro data di morte molto prima di quanto le abbia diciamo tolte. Si sono consumate secondo me principalmente nell'uso quotidiano. Questo va assolutamente a confermare l'ipotesi che dicono che Oca hanno suole molto soft che ovviamente arrivano a consumarsi in fretta. Quindi non vi consiglio assolutamente di usare Oca come scarpe per uso quotidiano, assolutamente, almeno non questo tipo di scarpe Oca, ovviamente. E l'altro difetto che hanno avuto queste Clifton 6 è questo bello sbrago qui, che è dovuto principalmente al fatto che queste non sono wide e io, avendo una pianta abbastanza larga, ovviamente da qualche parte doveva cedere, quindi ha ceduto lì e quindi le ho dismesse. Passiamo ora alle Bondi. Questo è il mio primo paio di Bondi. Bondi 6, queste sono wide. La differenza non è che si noti tanto, ma vi assicuro che all'interno la differenza è palese, proprio saranno magari un centimetro, però quel centimetro vi salva. Queste le abbandoniamo un secondo. Comunque, queste hanno, a differenza di queste, 650 km, principalmente asfalto, e non le ho usate durante la giornata, quindi le ho usate solo a correre. Questa è la condizione della suola. La suola sembra quasi nuova. Adesso vi farò diciamo, la comparazione con le Bondi 6 Wide che ho sotto nuove, però la suola così a vista sembra proprio completamente nuova. Vi faccio vedere anche quell'altra. Meno male il mio consumo dal punto di vista del piede sembra omogeneo, questa cosa è una cosa positiva. Ovviamente ho i plantari, quindi l'appoggio diventa completamente neutro proprio perché ci sono i plantari. Comunque, la condizione della scarpa è ottima, quindi Bondi 6 Wide, 650 km praticamente su asfalto, ancora sono buone, non ha nessun danno dal punto di vista, diciamo, della struttura della scarpa, e le suole sono perfette. Quindi, se io devo fare una comparazione tra le due, questa è vero che è una scarpa sicuramente più pesante, che costa anche qualcosa in più, però è una scarpa che regge quasi il doppio rispetto a una Clifton. Quindi per me, dato che non devo gareggiare, non devo battere tempi sulla maratona o robe varie, queste sono scarpe perfette perché proteggono, sono comunque scarpe che ti possono permettere di andare tranquillamente
a ritmi di 4 al minuto tranquilli, perché li ho fatti anch'io, quindi si possono fare. Ovviamente è una scarpa che stanca un po' di più perché ha un suo peso, però la protezione ha un costo. Io preferisco sinceramente dare sempre spazio alla protezione. Veniamo invece adesso alla comparazione, giusto per farvi vedere come sono nuove, come sono, diciamo, usate. Diciamo questo super unboxing un paio di scarpe non si può dire. Queste le ho prese tutte nere non per un motivo estetico, ma semplicemente perché c'erano solo queste in sconto, quindi. E facciamo un attimo una comparazione della suola, giusto per farvi capire. Stesso modello, stesso tutto. E queste sono le differenze. Davvero sono, cioè, sembrano veramente nuove queste. Hanno 650 km, ma non hanno grosse differenze. Ve lo faccio vedere anche di così, che magari aiuta. E sono veramente, veramente. Quindi, il mio consiglio qual è? Oca sicuramente, oca tutta la vita. Il fatto di avere un drop non zero, ma comunque minimale, e una grossa protezione, per me fa sì che Oka sia la scelta migliore per chi come me non ha chilometraggi infiniti, ma comunque, diciamo, ama correre, quindi un centinaio di chilometri alla settimana li fa. Che tipo di Oka? Beh, io vi straconsiglio le Bondi, scegliete voi se wide o meno, io wide prenderei a occhi chiusi. E niente, buone corse a questo punto. Vi lascio con una cosa bellissima, ovvero le mitiche Mizuno Ultima con il sassolino incastrato. E il sassolino incastrato per le Ultima è una cosa fondamentale. Va bene, ciao ragazzi, buona giornata.